La seduta di oggi, che pur avendo un solo atto prevedo lunga, ci sono diversi emendamenti, intanto per annuncio stiamo predisponendo le copie in modo che si possano avere per tutti i consiglieri. Intanto lascio subito la parola alla dottoressa Amato per l'appello. Grazie Presidente. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerconi, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, Lazzazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Sì, 21 presenti, ci sono due assenti e sono giustificati, i consiglieri... Giustificati? Sì. Roy Andrea Guido e Gunnella Alessandro. Allora, gli scrutatori. Oggi saranno la consigliera Lazzazzera, il consigliere Tosatti e il consigliere Stelitano. Benissimo. Allora, come dicevo prima di iniziare con la presentazione e discussione dell'atto, intanto vi informo che sono arrivati ben 12 emendamenti alle osservazioni che sono riportate sulla delibera per espressione di parere dell'atto in discussione di oggi e sono 11, ben 11 osservazioni che... diciamo 11 emendamenti alle osservazioni e sono a firma Ciancio Carlone, ce n'è un altro poi, un emendamento modificativo quindi alle osservazioni ed è a firma Cerconi. Li stiamo facendo fotocopiare, giusto? Adesso li facciamo fotocopiare in modo che prima della presentazione tutti quanti possiate avere avuto modo di leggerli. Intanto aprirei subito la seduta con l'illustrazione dell'atto al primo punto che è proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di deliberazione a firma dei consiglieri Vivarelli, Angelucci, Catini, Paciocco, Iorio, Sturni, Pacetti, Ficcardi, Terranova, Donati, Agnello e Ferrara avente ad oggetto regolamento per l'erogazione del sostegno socio-economico finalizzato al superamento delle emergenze abitative di Roma Capitale, revoca della deliberazione del Consiglio Comunale numero 163 del 6-7 agosto 1998, limitatamente alla parte relativa all'approvazione del nuovo regolamento di intervento assistenziale, intervento di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa. Protocollo numero RC 10354 del 2018. Allora, lascio subito la parola all'illustratore, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Questa proposta di delibera di iniziativa comunale è stata calendarizzata da me in commissione politiche sociali in data 4 maggio. In quell'occasione ho deciso di convocare gli uffici
del servizio tecnico dell'area socio-educativa e l'assessore municipale alle politiche sociali, la dottoressa Mammì. Questo affinché diciamo fosse più completa possibile l'informazione per una valutazione da parte di tutti i consiglieri componenti della commissione. In quell'occasione gli uffici e l'assessore Mammì hanno diciamo, illustrato dalla loro prospettiva, quindi da un profilo tecnico, i punti di importanza e di riflessione su questa proposta di delibera, che ricordo va a modificare la precedente 163 del 98, che al netto di una circolare di marzo del 99 ad oggi non ha subito alcuna modifica, quindi risulta piuttosto datata. A questo punto andrei a leggere quello che è l'impegno richiesto per l'approvazione di questo documento. Successivamente c'è stata una nuova seduta di commissione politiche sociali, alla quale ha partecipato diciamo esclusivamente la parte politica, perché nel frattempo in qualità di presidente ho ricevuto da parte del direttore dell'area socioeducativa dall'assessore Mammì un documento su quelle che erano le proposte che un po' ci avevano rappresentato all'interno della prima seduta, da sottoporre alla valutazione di tutti i consiglieri componenti della commissione per valutare eventuali osservazioni da apportare alla proposta di delibera. Quindi nella seconda seduta c'è stata diciamo, una presentazione di queste osservazioni, una discussione, un giro di tavolo su quelle che erano diciamo, le opinioni di ciascun consigliere, e si è proceduto a una sorta di votazione per accettare o meno diciamo, l'inserimento delle stesse osservazioni all'interno del parere espresso dalla Commissione. Quindi la Commissione ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni. Osservazioni sul nuovo regolamento per l'erogazione del sostegno socio-economico finalizzato al superamento delle emergenze abitative di Roma Capitale, allegato al parere espresso dalla Commissione 4 dell'8 maggio 2018. All'articolo 1,2 i progetti sociali di sostegno, parte costitutiva dell'intervento insieme al contributo economico, saranno attivati e concretizzati dal servizio sociale municipale, dove dovrebbe essere incrementato il numero delle figure professionali disponibili per la realizzazione dei citati progetti. Articolo 1,2.1 la tipologia del canone concordato per avere congrua applicazione e dunque efficacia ai fini del superamento dell'emergenza abitativa richiederà la predisposizione di strumenti a livello sia centrale che locale di sostegno costante alla sua diffusione attuazione, strumenti che consentano di illustrare e fornire aggiornamento alle associazioni dei proprietari e ai singoli proprietari circa le caratteristiche e i vantaggi della specifica tipologia e circa la natura del contributo economico municipale. Articolo 2,2. Rispetto al requisito della temporalità della residenza nel territorio di Roma Capitale andrebbe verificata la ragione del passaggio almeno un anno ad almeno tre anni di residenza. Articolo 2,2 lettera A. Andrebbe cassata la parte aperte virgolette non ricevere il contributo ai sensi della delibera di Consiglio Comunale numero 163-98 da minimo 5 anni, chiuse virgolette, poiché è in contrasto con la finalità dell'intervento, riacquisizione dell'autonomia abitativa e con la sua destinazione a beneficiari di volta in volta differenti. Per quanto riguarda la parte aperte virgolette non ricevere altre forme di sostegno al reddito previste da leggi nazionali o regionali, fatta eccezione per indennità e sussidi erogati per disoccupazione o mobilità o comunque connessi a crisi aziendali, chiuse virgolette, andrebbe assunto il parere dato dal Dipartimento Politiche Sociali, che è allegato alla proposta di delibera che è pervenuta dal segretariato generale. Articolo 2,2 lettera F, andrebbe cassata la parte aperte virgolette con esclusione delle categorie A5 e A6, chiuse virgolette, dove
aperte virgolette, fatta salva la possibilità del richiedente di comprovare con idonea documentazione certificata da un CTP che l'immobile su cui lo stesso vanti summenzionati diritti reali non è agibile e o non è idoneo a garantire le esigenze abitative del proprio nucleo familiare. Occorrerebbe a) prevedere che la certificazione del tecnico abilitato venga sottoposta a giuramento, b) la controdeduzione della pubblica amministrazione non sia sottoposta a termini di decadenza anche a fronte dell'eventuale concessione del contributo per il quale la pubblica amministrazione mantiene la possibilità di ripetizione. All'articolo 2,2 lettera L del regolamento si propone di inserire sgomberi da immobili di edilizie residenziali pubbliche purché si sia in possesso dei requisiti economici previsti per l'erogazione del REI. ISE inferiore o uguale a 6.000 euro, ISE inferiore o uguale a 3.000 euro. Articolo 2,3. Assumere per la valutazione e l'applicazione dei criteri preferenziali le modalità e i parametri elaborati dal Dipartimento Politiche e Sociali nell'ambito dell'applicazione della delibera di Giunta Comunale 164-2017 porterebbe faraginosità e rallentamento nell'individuazione dei criteri stessi e nella definizione della risposta di contributo economico. Articolo 3,1. La richiesta di contributo va presentata presso il municipio di residenza del richiedente al momento di presentazione della richiesta stessa. Per la documentazione da corredare alla richiesta si veda l'articolo 5 del regolamento in vigore, denominato accesso al servizio, con l'aggiunta della copia del contratto di locazione. Articolo 3,2. La commissione valuta la domanda sulla base della documentazione prodotta da richiedente integrata da relazione tecnica dell'assistente sociale. Articolo 3,3. Il progetto sociale non viene individuato dalla commissione ma dall'assistente sociale che ha già in carico o prende in carico il richiedente e verrà eventualmente rielaborato da successivo assistente sociale nel caso in cui il richiedente ottenga il contributo per locazione in altro municipio. Sarebbe opportuno valutare la possibilità di inserire un limite temporale nella valutazione del progetto. Articolo 6,3. In luogo di, cito, al termine di ogni anno di erogazione, si potrebbe inserire l'inizio dell'annualità civile, concomitanza con la formulazione dei nuovi ISE. Tra la documentazione che il titolare del contributo consegna al municipio competente, andrebbero aggiunte le ricevute di pagamento dei canoni mensili per la parte a carico del beneficiario del contributo. Andrebbe aggiunto quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della deliberazione del Consiglio Comunale del 6 e 7 agosto 98, 163, che recita: gli interventi di sostegno economico di cui al presente regolamento possono essere effettuati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati. Queste sono le osservazioni che vengono portate a questa proposta di delibera, frutto, come dicevo prima, di quelli che sono i suggerimenti, la nota che ci è pervenuta dalla parte tecnica, quindi assessore e uffici, e i contributi che sono arrivati, devo dire, in maniera propositiva da tutte le parti politiche. Grazie Presidente. Sì, ci sono altri interventi. Allora, intanto informo che prima dell'apertura della discussione ho ricevuto una richiesta di estensione del tempo di intervento a 30 minuti dal consigliere Principato per l'intervento che può fare in qualità di consigliere durante la commissione, la discussione, scusate. Quindi sì, chi intende intervenire? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, purtroppo non si vede con il sole che abbiamo alle spalle, hanno aperto finalmente le serrande, quindi magari si può abbassare la serranda posteriore visto che noi siamo abbagliati dalla luce posteriore, dalla luce. Grazie molte. Dunque, l'argomento è, come dire, è stato molto difficile, serrato in commissione e naturalmente con, diciamo, sempre le riserve sull'andamento dei lavori che si è fatto. Io ringrazio tutti i partecipanti alla commissione che su questo regolamento abbiamo cercato di trovare una quadra, però di fatto io, come dichiarazione finale, non ho votato perché ho ritenuto che complessivamente, non dico in alcuni punti che abbiamo trovato unità di intenti, è ovvio che sarebbero abbiamo scoperto delle carenze,
giusto per avvisarvi che in 15° municipio è stato respinto questo regolamento, perché non è una cosa facile quando diciamo che i regolamenti vanno studiati bene e portati con tanta attenzione all'aula. È successo che sia l'assessore che gli uffici hanno presentato, a parere del relatore, cioè il sottoscritto, delle osservazioni generiche che possono stare dappertutto all'incontrario di tutto. Proprio per questo io penso e ribadisco in quest'aula che tutto sommato che cosa dobbiamo fare? Il nuovo regolamento è un atto di decentramento oppure continua ad essere centralizzato e non pone un elemento di discontinuità? Le premesse fatte nella delibera non sono vere, quindi io inviterei tutti a leggere le premesse. La delibera 163 nasce dall'esigenza di trovare soluzioni alternative meno costose, onerose per l'amministrazione comunale e tutti quei cittadini che particolarmente hanno bisogno. Venivano temporaneamente alloggiati quindi nei residence privati, a tal fine convenzionati, nonché in strutture immobiliari di proprietà del Comune di Roma, ma naturalmente voi sapete che il Comune non ha tutta questa disponibilità e le richieste sono aumentate notevolmente. Quindi già dal 98 l'amministrazione comunale aveva capito che i residence erano percepiti dalle famiglie che ne usufruivano non come soluzione temporanea, che è quella che noi chiediamo con questa, ma anzi come un diritto acquisito, e che quindi l'assistenza aveva registrato un'abnorme lievitazione. Il Comune, non avendo un patrimonio di unità abitative tale da soddisfare la richiesta crescente di intervento nel settore, la linea adottata fu da un lato quella di cambiare la destinazione dei residenze di proprietà comunale da M3 ad alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, e c'è una differenza sostanziale tra quello che noi con questo regolamento vorremmo regolamentare e l'edilizia residenziale pubblica. Questo per prevedere e riscuotere un canone di affitto a seguito di un'assegnazione, ma non un'assegnazione in base al nulla. C'è stato un protocollo d'intesa tra il 19 settembre del 95 tra Comune e Regione Lazio, e l'altro quello di redigere un regolamento per l'erogazione di un contributo finanziario da parte del Comune di Roma a quei nuclei familiari interessati per sostenere la fuoriuscita, cioè che uscivano dai residence, ma naturalmente non lo volevano fare. Contributo appunto finalizzato alla richiesta di soluzione alloggiativa alternativa, e per questo c'è anche una memoria di giunta del 20 gennaio 98. Il Consiglio Comunale approvò il regolamento relativo demandando la responsabilità al competente unità organizzativa del Dipartimento Quinto, che era quello deputato a fare queste azioni. Quindi c'era un dipartimento che mediante una determina dirigenziale ha nominato una commissione tecnico-amministrativa incaricata del monitoraggio e della valutazione entro 6 mesi dalla fase sperimentale di attuazione del presente regolamento ad oggi che noi stiamo cambiando. Nella proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle, e io sto facendo una relazione generica rispetto a quelli che poi saranno i punti del regolamento, che vuole superare quindi la 163, praticamente che cosa manca? Che cosa è venuto meno nella nuova proposta? Dunque, il tema dei residenti è sparito, quello del monitoraggio viene proposto come una novità, quello del progetto personalizzato, e ne abbiamo parlato in commissione, non è altro che un richiamo della 154, che era già esistente, del 97, relativo al regolamento degli interventi assistenziali, esplicitato chiaramente nella delibera 163 e anche nella proposta che è arrivata oggi. Però nella stessa proposta si dice qualcosa di falso, di inesatto, non voglio dire una parola forte, ma di un'inesattezza chiara ed evidente. Si afferma che la delibera 163 non sia stata migliorativa, non sia stata mai migliorata.
Tutti sappiamo che nei singoli municipi, e vi prego di verificare, in base a una lettura territoriale del bisogno, vi sono stati degli atti di consiglio che deliberavano specifiche esigenze locali, che è quello che il funzionario che ha partecipato alla commissione ci diceva. Quindi il municipio dovrà essere protagonista, oppure continuiamo a sognare un decentramento che non dovrà mai arrivare? L'esigenza di uniformare gli interventi sui territori, quindi un'esigenza di un regolamento che vuole uniformare tutto quello che succede sul territorio di Roma, ha dei grossi limiti. Non so se posso continuare o oltre tempo. Viene esplicitato, ad esempio, che il contributo economico transitorio di sostegno all'alloggio è un intervento di tipo sociale, non sostitutivo delle politiche abitative. Qua ci dobbiamo mettere d'accordo, è un intervento sociale o un intervento di politiche abitative? Ma si dimentica di dire che il piano case della Giunta Raggi è al palo. Allargare la platea dei beneficiari, giusto, l'ho detto in commissione, cioè vuol dire che i nuclei familiari che hanno perso la prima casa per mancato pagamento del mutuo va bene, nuclei familiari che hanno perso la casa a seguito di divorzi o separazioni, cari colleghi, va bene, donne vittime di violenza, per carità, allontanati dalla propria abitazione, va bene, morosi incolpevoli, ma a fronte di questo allargamento noi ci ritroviamo con la coperta sempre la stessa. Aumentando poi gli anni di residenza obbligatoria per i cittadini italiani e non italiani, non più di almeno un anno, e l'abbiamo visto, di fatto si escludono tutti quei cittadini in grave difficoltà che non trovano risposta neanche nella residenza fittizia. Poi il nuovo regolamento inserisce criteri preferenziali nell'accesso al contributo, cioè un'autostrada, la mulattiera, criteri preferenziali per alcune categorie per avere questo contributo, che sono i nuclei familiari monoparentali, nuclei con almeno un minore, nuclei con un componente over 65, nuclei con un componente disabile al 74%, nuclei familiari già in carico alla ASL e ai servizi sociali, cioè rimanda di fatto alla delibera 164 del 2017. Il superamento del CAT, Centri Assistenza Abitativa Temporanea, Buono Casa, di cui non abbiamo assolutamente più traccia. Io dovrei continuare, naturalmente mi riservo di esplicitare tutto il resto nelle osservazioni che abbiamo preparato. Sparisce nella nuova proposta la figura dell'assistente sociale, mai richiamata. Quindi nel nuovo regolamento sparisce la nuova figura dell'assistenza sociale, anzi, valutazione vuole che ci facciamo delle domande del tempo progetto scaduto. Sociale più idoneo qual è? Dico solo questa ultima affermazione, grazie Presidente. Viene demandata, cioè la realizzazione del progetto viene demandata a una commissione costituita da un personale tecnico amministrativo. Un enorme passo indietro rispetto alla delibera 163, in cui l'ufficio UOSEX del municipio, d'intesa con il gruppo della Polizia Municipale, era quello che verificava i requisiti e controllava periodicamente il nucleo familiare per acquisire ogni notizia utile rispetto all'erogazione del contributo. Poi si parla di decentramento. Io, visto che il tempo è scaduto, mi riservo di poi nei vari emendamenti di proseguire con la relazione e, se il caso, ma mi sembra alquanto lungo il discorso, non penso che la maggioranza, visto l'atteggiamento della Presidenza che ha
alla richiesta in commissione c'è stata una netta chiusura rispetto, non rispetto ad alcuni punti, ma rispetto alle modalità di approvare un regolamento. Se noi facciamo delle osservazioni, devono essere puntuali. Io, per me, hanno fatto le pulci prima, ho presentato delle osservazioni. Volevano capire il tavolo della Presidenza, quali erano aggiuntivi, quali erano soppressivi. Sfido chiunque a guardare la delibera, quello che ha letto, e a capire dove aggiunge e dove leva. Si danno in pasto alla Commissione Capitolina o al Consiglio Comunale e rischiamo di non portare a casa nulla. Nulla di quel lavoro genuino e sano che si è fatto in commissione con tutti i commissari, però ritengo che l'opulenza e la presunzione di spiegare ripetutamente che si può fare non è così. Le osservazioni devono essere puntuali e precise. Le osservazioni fatte nella delibera, come l'ho scritto nel verbale di commissione, per alcune sono puntuali, per altre sono Dio di un figlio minore, cioè non si capisce dove vanno ad essere inserite. Proprio per questo io non ho votato l'atto, mi sono messo di grande impegno e ringrazio anche tutti gli altri consiglieri che su questo argomento sanno che è un argomento tosto e difficile, non si può licenziare un regolamento siffatto in due minuti, perché uno pensa che i residenti, chi ci sta, chi non ci sta, poi bisogna scontrarci realmente con quello, e ve la cito, che è l'ultimo, il verbale della Vivarelli, l'ultimo fatto in Commissione Capitolina. Inviterei tutti i componenti della Commissione Servizi Sociali di leggerlo e di capire la difficoltà che hanno avuto nell'affrontare questo regolamento, nei contenuti, nelle risorse e per quello che non si riesce a fare, e dovremmo assolutamente invertire questo modello e questo modo di ragionare sui regolamenti. Chiederei quindi un chiarimento, che ho già chiesto alla Presidente del Consiglio in Commissione, rispetto alle osservazioni che non sono chiare, puntuali e precise, dove va ad inserirsi, dove va a sottrarre. Questo vogliono gli uffici capitolini, altrimenti assisteremo come al regolamento dello sport, che dopo 3 mesi dall'approvazione gli uffici non sapevano assolutamente rilegare e mandare agli utenti e pubblicare un regolamento approvato nottetempo. Consigliere Ciancio, mi dispiace interromperla, grazie. Ma è andato oltre di 4 minuti, grazie. Quindi sono, diciamo, stata abbastanza permissiva, capisco che l'argomento è importante, però lei ha tempo di parlare dopo, durante l'esposizione degli emendamenti, all'espressione di parere, quindi avrà di nuovo modo di parlare. Ci sono altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Non vorrei essere polemica, però lo dico veramente con un po' di dispiacere: non vedere l'assessore alle politiche sociali in aula su un argomento così importante dispiace, perché vista la trattazione e quello che ha anticipato prima il consigliere Ciancio, ci sono alcune cose che ovviamente esulano dalla parte amministrativa e ovviamente richiedono invece la presenza della politica, proprio perché, diciamo, sono atti che poi hanno un'impronta che probabilmente tiene il segno delle amministrazioni e del governo di oggi, della città e del nostro municipio. Però, diciamo, non mi appellerò al regolamento per questo, penso che sia una scelta assolutamente legittima. Tornando al merito della delibera, appunto prima il consigliere Ciancio accennava al lavoro che ringrazio per questo il Presidente Principato, perché ha ritenuto anche lui opportuno soffermarci più volte su alcune questioni, e anche, diciamo, perché gli interventi su quella delibera della 163 non avvenivano da diverso tempo, quindi la necessità che si è accolta di voler intervenire su un tema così delicato, io credo che avesse tutte le condizioni per mettere sul tavolo una discussione precisa e puntuale. Ci abbiamo provato, anche se percezione, ma tutta personale, è stato quello che poi alla fine alcune questioni si sono dovute affrontare all'ultimo minuto, quasi come se una
delibera che sì, per carità, ha avuto delle interlocuzioni in regione, nelle commissioni consigliari capitoline, non ha visto altrettanta partecipazione così, diciamo, stretta e adeguata, se non poi fatta, diciamo, tutta interna a noi, per quello che riguarda i municipi, e questo ci percepisce anche dalle mole di osservazioni che sono maturate in collaborazione ovviamente con gli uffici municipali, che ancora una volta si sono dimostrate determinanti per diciamo, la elaborazione e soprattutto per la soluzione di alcune questioni. Cercherò di andare punto per punto e non dilungandomi troppo. Intanto c'è da dire, diciamo, forse anche ringraziare appunto il coraggio che c'è stato di voler mettere mano ad un regolamento che era datato, ma che poi nei suoi piani attuativi abbiamo visto che in realtà ci hanno dimostrato gli uffici, che gli uffici municipali e a volte anche le amministrazioni che si sono succedute anche su questo municipio hanno dovuto attuare, anche andando in deroga e prendendosi le loro responsabilità politiche, delle scelte che andassero il più possibile a rispondere alle nuove esigenze del territorio, e in particolare tutte quelle questioni che sono emerse e sono legate in particolare alle nuove povertà e quindi alle nuove richieste della cosiddetta e ormai, diciamo, conosciuta come morosità incolpevole, hanno previsto la necessità di dover intervenire a volte forzando anche i regolamenti. Però ci sono delle sostanziali novità che restano purtroppo, dico io, senza una base di appoggio solida. Il primo contributo che ci viene dato è quello dell'articolo 2.1, in cui c'è una novità sostanziale, che è quella per il pagamento del canone di locazione relativo ad un contratto a canone concordato oppure ad un contratto rinegoziato a canone concordato nei casi di cui all'articolo 2, vabbè, del presente regolamento. In realtà qui già è emersa una difficoltà, nel senso, ma il Comune di Roma, nella situazione in cui si trova oggi, riesce a dare delle garanzie alla cittadinanza rispetto alla possibilità di tranquillizzare, cioè si possono loro mettere tranquilli e sono in grado di dare delle garanzie a chi decide di mettersi a disposizione e di mettere a disposizione magari un proprio immobile e cercare così di dare anche una mano alla causa? In realtà c'è stato semplicemente detto che c'è stata una riunione con appunto l'Unione Inquilini, che però sostanzialmente il Comune di Roma non ha in questo momento, giustamente perché conosciamo tutti la situazione economica, non riesce a spingersi ulteriormente, e quindi quelle garanzie che, diciamo, sulle quali si dovrebbe poggiare tutto l'impianto di questa proposta di regolamento in realtà risultano sin dall'inizio molto fragili. È una cosa sulla quale ha tentato di darci degli input importanti anche l'assistente sociale, dicendosi è una novità molto importante, ma attenzione, se non ci lavoriamo con costanza su vari livelli e su vari punti di vista, rischiamo di far cadere tutto l'impianto. 2.2. Il progetto sociale viene sviluppato come disciplinato nell'articolo 3.3 del presente regolamento. Anche qui parliamo sempre, diciamo, un versante opposto, ma che conosciamo perché abbiamo più volte affrontato la questione anche nella commissione personale, con le risorse umane che abbiamo a disposizione. Dopo dirò con le risorse economiche che ha a disposizione, ma ora ecco le risorse umane che abbiamo a disposizione. Abbiamo già affrontato questo tema anche per quello che riguarda la stesura dei progetti individuali per quello che è e concerne il REI, tanto più oggi c'è un elemento di criticità, perché appunto diamo sempre l'incarico del progetto sociale ad una serie di competenze e di risorse che sono presenti nei nostri municipi, che non è necessario e nemmanco sufficiente per poter elaborare un adeguato progetto sociale. E da qui è il secondo punto critico. Poi si resta nell'ambiguità, perché nonostante si è voluto intervenire su una platea molto più vasta, si è invece purtroppo fermi alle risorse che sono quelle che sono, quindi questo vale sia per i municipi ma per il Comune di Roma in generale. Quando si tenta di fare un'operazione di questo tipo, lo dico anche forse non so se è
una modalità forse un po' troppo superficiale, però quando si vuole ampliare una platea senza poter dare alla stessa delle robustezze dal punto di vista economico, questo diventa un boomerang molto pericoloso, perché noi aumentiamo le disponibilità, cioè le persone alle quali noi vorremmo effettivamente elargire il contributo, però alla fine rischiamo di avere una fetta sempre più piccola e una coperta sempre più corta, e quindi tutte quelle domande che arriveranno, perché appunto le persone che prima non c'erano oggi si trovano effettivamente coperte, riusciranno in un certo qual modo a poter essere coperte. Su questo ci ha risposto l'assistente sociale, ci ha detto: ma guardate, noi in realtà tante volte abbiamo anche già da no, appunto, come dicevo all'inizio, abbiamo già ampliato tante volte la platea, perché appunto ci rendevamo conto che quelle persone non potevamo che aiutare con il contributo economico. Tra l'altro ricordo che la 163 è sempre stata finanziata e non ha mai avuto grossi problemi di carattere economico, però è ovvio che lo stanziamento è sempre lo stesso e purtroppo non ha mai previsto un aumento. Però questo mi ha posto due questioni che secondo me non sono banali. Una, che alla fine probabilmente le scelte, diciamo, che ci sono state fatte ad hoc volta per volta e anche dalle amministrazioni precedenti probabilmente avevano una base solida, che era quella delle richieste che pervenivano dalla cittadinanza, per le quali si è andate in deroga a volte anche assumendosi delle responsabilità importanti, ma a frutto di una esigenza e di un bisogno effettivamente presente sul territorio. Dall'altra, che quindi i soldi non è che vengono dati a pioggia, vengono sempre dati in base ad un progetto sociale, vengono sempre date rispetto a delle richieste sulle quali il municipio riesce ad evadere come e quando può. Proseguo. Andrò più veloce perché su alcune questioni io mi sono, diciamo, appoggiata alla commissione, e la ringrazio perché in particolare avevo proposto di inserire appunto all'interno dei destinatari secondo me una categoria che non poteva rimanere esclusa. Primo, perché come diceva la nota del dipartimento, che anche lì queste, le note del dipartimento che arrivano dopo che noi discutiamo degli atti o nel mentre, è una cosa inaccettabile, perché gli atti a noi ci devono arrivare, cioè non è che siamo qui a fare i passacarte, stiamo studiando, se a loro ci arrivano delle indicazioni sarebbe anche giusto che noi consiglieri di un municipio che non è proprio l'ultimo di Roma avessimo tutte le informazioni per poter continuare ad intervenire. Detto questo, di inserire all'interno coloro che erano stati sgomberati da immobili ERP, quindi di edilizia residenziale pubblica, ma già aventi, cioè già avevano passato una valutazione e quindi avevano i requisiti per accedere al REI. Questo perché? Perché è ovvio che chi accede al REI ha una, parliamo di una condizione di povertà assoluta. Tempo scaduto, no, io intanto lo dico, ma ho lasciato 4 minuti in più a lui, l'argomento è importante oggi. Quindi. Grazie. Appunto, in una situazione di povertà assoluta parliamo veramente di un ISEE pari a 6.000 o inferiore pari o inferiore a 6.000 euro, pari o inferiore a 3.000 euro, pertanto, diciamo, è vero che è necessario ripristinare la legalità con uno sgombero da, diciamo, un immobile occupato abusivamente, però contestualmente, se non gli lasciamo un altro ulteriore paracadute, lasciamo quella condizione di povertà assoluta. E quindi a chi mi diceva: ma se quello poi stava dentro la macchina e gli danno la casa, e beh, noi che facciamo? Lo tiriamo fuori dalla macchina uno, però contestualmente ce ne mettiamo un altro. Invece devo dire che la ragionevolezza e la responsabilità della commissione ha portato all'attenzione dell'Assemblea Capitolina questa necessità di intervento. Andrò brevemente alla fine dicendo che purtroppo rimane per me un fatto dirimente, cioè non si può pensare di diminuire così il contributo, perché questo contributo è possibile erogarlo per la durata di 3 anni, per quello che, diciamo, io credo che sia un intervento con uno spazio temporale troppo breve. Già era breve quello precedente, che era quello per i 4 anni, tanto più se si diminuisce ancora probabilmente è legato al fatto che se si aumenta la platea allora si devono diminuire gli anni, ma sempre perché la coperta resta corta purtroppo. E dall'altra parte manca, diciamo, una impianto, una correlazione tra quelli che sono gli uffici dipartimentali e i servizi municipali. Cioè la stessa assistente sociale ci diceva: sì, ma qui attenzione, per esempio l'articolo punto 5, noi stiamo ancora attendendo l'aggiornamento della modulistica da parte del dipartimento, e questo non è
una cosa da poco, cioè si arriva a un utente e l'utente che dovrebbe fare questa cosa e che arriva nei municipi che sono l'interfaccia diretta si trova, non lo so perché il dipartimento non ha ancora aggiornato la modulistica. In una parlo ovviamente, faccio una fotografia della situazione attuale, certo non nel comune di Roma possibile e diciamo quello che tutti ci auguriamo o auspichiamo. Concludo dicendo che tutto questo secondo me lascia un'incertezza, seppure diciamo nella bontà dell'intervento di modificare la delibera, e pertanto lascia ancora una volta i municipi dentro una situazione in balia degli eventi, pur appellandosi, attaccandosi oggi ad un regolamento che sostanzialmente tende a cambiare qualcosa, ma quello che si percepisce in realtà è che in realtà pare che non si cambia proprio nulla, se non si peggiori andando a selezionare e a diminuire addirittura la fetta di cittadini che possono o non possono partecipare avanzare la richiesta di un contributo economico. Concludo dicendo che noi oggi discuteremo delle osservazioni, il nostro parere non sarà vincolante, quindi manderemo le nostre osservazioni alla bontà del Consiglio Comunale, siamo sempre nella stessa situazione, purtroppo su una delibera che pesa così tanto sulla città di Roma e costa tanto per la città di Roma, sarebbe stato auspicabile un intervento inverso, cioè cercare di arrivare con una proposta che avesse già raccolto tutte le istanze dei municipi, avesse già avviato una fase di partecipazione e non ritrovarci con 11-12 osservazioni che modificano sostanzialmente anche il testo della struttura. Grazie Presidente. Ci sono altri interventi? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Sono piuttosto amareggiato perché vedo che purtroppo le telecamere scatenano delle doppie personalità. Purtroppo noi non siamo animali da palcoscenico, non siamo attori preparati e quindi noi continuiamo a ribadire quello che diciamo in commissione tra i commissari esattamente in consiglio davanti alle telecamere. Quindi diciamo siamo aperti a valutare ragionamenti successivi, a ridiscutere le nostre posizioni, ma non cambiamo faccia, abbiamo sempre la stessa. La proposta di delibera in discussione oggi è sicuramente un argomento molto delicato e importante, perché come è stato già detto negli interventi precedenti, va a toccare una tematica che è molto delicata. E lo fa dopo 20 anni di nulla, nel senso che negli ultimi 20 anni si è deciso di non mettere mani a questa questione, che probabilmente non è molto utile ai fini elettorali, anzi. Noi abbiamo avuto il coraggio di metterci le mani appena dopo 2 anni di governo. Portiamo la nostra proposta a livello comunale, avendo fatto un percorso il più condiviso possibile. E a differenza di quanto detto precedentemente, io qui ho a disposizione i verbali delle commissioni capitoline che posso far consultare a chiunque, dai quali si evince una costante e reiterata assenza delle opposizioni. Quindi questa volontà di contribuire fattivamente ad un argomento così importante non c'è stata, tranne in rarissimi casi, mi riferisco all'onorevole Figlio Meni, Fratelli d'Italia, che in un paio di occasioni ha fatto un paio di interventi. Fine. Questo è stato il contributo delle opposizioni presenti al Comune di Roma. Nonostante la parte politica di maggioranza comunale abbia inoltrato a tutti indistintamente
e nella maniera più aperta e condivisa possibile un invito a partecipare su un argomento così importante. Ripeto, ho i verbali a disposizione, è possibile verificare quello che sto dicendo. E adesso pubblicare su internet, sulle pagine Facebook, rilasciare interviste che dicano che una cosa non va bene solo perché l'ha fatta il Movimento 5 Stelle, ma non avendo contribuito nemmeno in minima parte a lavorare su questa cosa, è assolutamente ridicolo e fazioso. Non volevo fare un intervento di questo tipo. In apertura ho detto che c'è stata collaborazione da parte delle opposizioni di questo municipio, però non accetto, non posso accettare le falsità che sono state dette oggi. Come presidente di commissione ho cercato sempre, sempre, proprio a seguito del ruolo che ricopro, di essere il più imparziale possibile, di dare a tutti la possibilità di dare il contributo, ma spesso, per non dire quasi sempre, questo contributo non è mai arrivato. Gli emendamenti arrivano in consiglio dopo che io, con due sedute di commissione, ho condiviso l'atto, ho condiviso il documento che ci è pervenuto dagli uffici e dall'assessore, ho fatto un giro di tavolo dei singoli commissari chiedendo: tu che cosa ne pensi? Quindi non sono assolutamente mancate le occasioni di confronto, e a livello municipale e a livello comunale. Io ho partecipato alle commissioni capitoline, anche questo sta a verbale. Gli uffici hanno partecipato, i dipartimenti, gli assessori municipali, i direttori delle aree socio-educative municipali, tutti tranne la parte politica di opposizione. Cioè gli unici che non si sono sporcati le mani e non si sono tirati su le maniche sono stati i consiglieri politici dell'opposizione, che adesso... No, consigliere Vitrotti, dopo avrà modo se c'è ma ce li ho qua i verbali. Ho dato la parola a qualcuno, non mi sembra, vada avanti. Ce li ho qua i verbali. Non è un dibattito. Chiedo scusa, Presidente. Chiedo scusa. Allora, io vorrei che si andasse avanti, non è un dibattito, non ho dato la parola a nessuno. Chi ha la parola va avanti, avanti. Ok, allora grazie. Allora, rispetto alla, sì, parlerò nel merito. Allora, io direi di andare avanti, consigliere Ciancio, non vorrei riprenderlo un'altra volta. Sta parlando, se lei non è d'accordo, io non credo che sia, perché è un dibattito, magari altri non erano d'accordo con lei prima, nessuno l'ha interrotta, tranquillità, ma insomma, lo vogliamo concludere questo intervento, già è di 30 minuti, quanto lo vogliamo far durare? Allora. Quanto tempo mi è rimasto, Presidente? Vediamo. 20 minuti, ok. Allora, è stato detto che l'argomento in commissione è stato affrontato con riserve sull'andamento dei lavori. E uno dei consiglieri che mi ha preceduto ha detto: non ho votato perché complessivamente non va bene. Ripeto, dopo un confronto aperto, dove a tutti è stata data la possibilità di dire la propria, dove è stato prodotto un documento d'osservazione allo schema di delibera municipale, condiviso e complessivo tra maggioranza e opposizione. Non sono cose che abbiamo scritto solo noi e abbiamo detto no, le vostre non le vogliamo nemmeno sentire. Abbiamo accolto, ascoltato tutte le richieste che sono pervenute. Avremo anche noi la nostra posizione, quindi magari non riusciamo a condividerle al 100%, ma io ho cercato di essere il più democratico possibile in questa seduta, quindi respingo tutti gli attacchi che sono arrivati fino a questo momento. Viene detto che le premesse non sono vere e si chiede se c'è un decentramento del nuovo regolamento o continua ad essere centralizzato. Allora vorrei che mi si dicesse puntualmente e ci si assumesse la responsabilità per una volta nella vita, di dire dove c'è scritto il falso su questo documento e di metterlo per iscritto, di firmarlo.
e di dichiarando, dicendo che si sta dichiarando il falso, di avere per una volta gli attributi di mettere per iscritto quello che si sta dicendo. Subendone poi anche le conseguenze, perché se si dice che si dichiara il falso in un documento, che è una proposta di delibera di consiglio comunale, e se non è così ci si assume anche le conseguenze di quello che si è detto. Nei considerato di questa proposta di delibera sono presenti anche le date in cui sono state convocate le commissioni capitoline congiunte tra patrimonio e politiche sociali. Questo conferma ulteriormente la volontà massima di condividere il più possibile, con incontri con la parte politica, la parte tecnica, gli uffici, le associazioni degli inquilini, le associazioni dei proprietari, in maniera tale di venire fuori con un documento il più condiviso possibile. Veniamo, come è scritto nei considerato, da una mancanza di riferimenti normativi aggiornati, perché se tu per 20 anni un documento non lo tocchi, nel frattempo la legge non ti aspetta, cambia, cambiano i regolamenti, cambia la normativa, cambia la necessità e cambia il bisogno della cittadinanza. Assenza di forme di controllo rispetto ai pagamenti del canone di locazione. Nessun tipo di controllo, un rapporto diretto tra il proprietario dell'immobile e il conduttore. Nessun tipo di controllo. In questa delibera è previsto che l'erogazione del contributo avviene direttamente per via elettronica, attraverso un bonifico, direttamente dall'amministrazione al proprietario. Tutto tracciato. Limitazione delle tipologie dei nuclei familiari. Mancanza di parametri oggettivi. Si chiede nel dispositivo del documento, quindi la parte del deliberato, di demandare ai dipartimenti interessati al tema, quindi politiche sociali, patrimonio e politiche abitative, l'organizzazione e la promozione di incontri periodici con le associazioni dei proprietari immobiliari. Perché noi non diciamo da domani si fa così, punto. No, noi dobbiamo mettere nelle condizioni i proprietari di casa di essere il più possibile tranquilli nel voler partecipare a questo percorso, perché noi dobbiamo trovare anche le persone disposte ad accettare un rapporto contrattuale di questo tipo. E quindi ci mettiamo come garanzia. Il comune ci mette la faccia, dice: garantisco io, il bonifico te lo faccio io tutti i mesi, e questa è un'ulteriore garanzia. Rispetto al resto, ho difficoltà a capire l'intervento precedente. Perché al netto di quello che è già espresso nella proposta di delibera, gli ulteriori dubbi che sono stati sollevati in commissione sono stati inseriti nelle osservazioni. Quindi oggi ci si ripresenta davanti a una telecamera con 11 osservazioni. Allora, qualcuno ha detto... sarebbe richiesta la presenza politica in questo consiglio per affrontare un argomento così importante. Vi do un'informazione: questi sono consiglieri municipali, questa è parte politica, forse non lo sapevate, ma è così. Questa si chiama parte politica di maggioranza, siete da questa parte, di fronte ci stanno le opposizioni, ma sempre parte politica, non è un'altra parte. Si è dovuto affrontare all'ultimo momento, c'è stata poca discussione nei municipi, io veramente continuo a non capire come si facciano dichiarazioni di questo tipo. Rispetto alle garanzie ho già risposto, il problema con le risorse umane c'è stato presentato dagli uffici e noi l'abbiamo condiviso e l'abbiamo sottoscritto e abbiamo detto: in questa proposta di delibera dovete dare più personale. Abbiamo necessità di un intervento anche su questo. Siamo noi la maggioranza, ma se qualcosa non funziona può essere migliorata. Non ci giriamo dall'altra parte perché anche al comune siamo la stessa maggioranza.
ci uniamo a voi nelle richieste qualora sono qualora siano condivisibili. Sul bilancio, anche lì, ci avete fatto notare, abbiamo condiviso che c'era necessità di esplicitare l'informazione relativa al bilancio. Eccola qua, mi sta nelle osservazioni. Ma li leggete i documenti? Ma li leggete i documenti prima di parlare? C'è scritto il bilancio. Abbiamo chiesto di riportare tale e quale l'articolo del vecchio regolamento nella nuova proposta di delibera. Secondo voi, perché una proposta di delibera comunale, voi che siete gli esperti della politica, perché una proposta di delibera comunale fa il giro di tutti i municipi? Potrebbero approvarla direttamente, no? La potrebbero approvare direttamente in consiglio comunale. Io non capisco, scusate questo mormorio, c'è un intervento, ho concesso 30 minuti, chi c'ha 30 minuti gli tocca, punto. Se invece si ricordasse... Io non noto, diciamo, atteggiamenti diversi da una parte e dall'altra, quindi veramente questo momento super parte, se lo posso dire, veramente, un attimo, riguardatevi tutti, vado avanti. Grazie Presidente. Essere più, meno offensivo, grazie. Va bene, chiedo scusa se sono stato offensivo e chiedo scusa per aver detto la verità. Allora, basta, Stavo dicendo, il problema delle risorse umane l'abbiamo condiviso, l'abbiamo scritto, il bilancio l'abbiamo scritto, sul REI abbiamo accettato l'osservazione, cioè siamo stati il più disponibile e il più aperti possibile al confronto democratico, quindi veramente non mi raccapezzo di questi interventi, non riesco veramente a capire, l'aggiornamento della modulistica è previsto, ma perché diciamo cose che già sono previste all'interno dello schema di delibera? Io questo non riesco a capire. Tornando sul documento, chiedo gentilmente quanto tempo mi è rimasto. Un minuto? 16 minuti. Allora, mi è stato chiesto di tornare nel merito della proposta di delibera, allora tornerò nel merito, quindi sull'operatività. Revoca della delibera attuale 163 del 98, offerta di un quadro di chiarezza nel settore delle politiche alloggiative a Roma che non si vedeva da 20 anni. Ci ricordiamo tutti lo scandalo degli affitti, eccetera, no? Contributo mensile ad una parte del canone di locazione fino a 650 euro a seconda dei casi. Anche su questo è stato detto avete messo di meno, ma io dico le leggiamo le proposte di delibera? Le leggiamo le proposte di delibera oppure no? È previsto un contributo a scalare, perché noi non dobbiamo fare assistenzialismo a vita, non dobbiamo tenere queste persone senza nessun futuro, dobbiamo cercare di reintrodurle nella società attraverso la formazione, attraverso il lavoro, attraverso i call, non dobbiamo buttarle in una casa e pagargli l'affitto, non è questo di cui ha bisogno la cittadinanza. Un uomo che perde il lavoro, una donna che è vittima di violenza e deve scappare da casa, noi la dobbiamo mettere in grado di rifarsi una vita. La invito a non urlare. Chiedo scusa Presidente, ma... veramente queste cose mi toccano nel profondo e sentire certe illazioni mi lascia veramente di sasso. Abbiamo cercato, sempre nella tutela anche della parte del locatore, qui, grazie mille, della parte del locatore, il proprietario di casa, di garantire una maggior tutela. Ecco nel canone concordato che prevede una riduzione della tassa che deve essere elargita, deve essere versata dal proprietario di casa con l'applicazione di una cedolare secca. Un vantaggio anche per il conduttore, perché il canone concordato, voi sapete, non subisce l'aumento Istat, ok? E questo è un altro ulteriore vantaggio, corrisponde ai 3 anni del contributo. Poi, articolo 2, lettera G.
L'articolo recita: un intervento socio-economico ed intendersi come misura di sostegno di natura transitoria, non sostitutiva delle politiche abitative, erogate esclusivamente a favore dei nuclei familiari che si trovino in emergenza abitativa per gravi ed accertate condizioni socio-economiche o socio-sanitarie causate da, alla lettera G c'è scritto, intimidazione stragiudiziale del proprietario o locatore al rilascio dell'immobile per morosità o notifica di intimazione di sfratto per morosità da parte del locatore, purché si tratti di morosità incolpevole, la ex 124 del 2013. In questa ipotesi potrà essere concesso al richiedente, ascoltate bene, un ulteriore contributo a sostegno del pagamento in favore del locatore, banco iudicis, o anche a seguito di accordo stragiudiziale documentato da scrittura privata di un importo massimo di 2.500 euro a sanatoria delle morosità intimate, a condizione che il locatore intimante rinunci ad avviare o proseguire nel procedimento per la convalida dello sfratto e ai suoi eventuali ulteriori crediti accetti di proseguire nella locazione a canone concordato, anche mediante rinegoziazione dello stesso qualora il contratto fosse stato in origine stipulato a canone libero. Io domani prendo in locazione un appartamento, dopodomani perdo il lavoro, ho una famiglia, ho dei bambini, ho un problema, ma ce l'ha anche il proprietario che ha un immobile per il quale non riesce più a ricevere un contributo. A questo punto viene previsto questo ulteriore contributo di 2.500 euro. Di 2.500 euro, cioè quello che si cerca di fare è di tutelare il proprietario che ha delle spese, ha un immobile che è fermo nel momento in cui la persona entra in difficoltà, ma non buttare famiglie per strada. Si cerca un attimino di mediare la cosa per fare in modo di soddisfare entrambe le esigenze. La condizione. Prima si parlava del programma di inclusione del progetto. Il beneficiario accetta il programma di inclusione e attivazione di percorsi per raggiungere graduale autonomia finanziaria. È quello che ho detto un attimo fa. Non ti do i soldi e basta. E domani ritorni perché ti serve qualcosa. Si può avere un po' di silenzio? La richiesta proprio di inclusione della persona, di reintroduzione della persona nella società civile. Se ha difficoltà, noi dobbiamo aiutarla ad uscire dalle difficoltà. Non dobbiamo solo elargire un contributo. Per questo, se non fai il percorso, i soldi non li vedi. Quindi si tratta di un provvedimento anche di politiche abitative, non di un semplice sostegno economico. Sono state aggiunte delle condizioni oggettive per nuove situazioni, dicevamo, padri separati, donne vittime di violenza che sono costrette a lasciare l'abitazione. Ma diamo il contributo e poi ce la dimentichiamo questa persona, o andiamo a verificare, ci facciamo dare dei giustificativi per vedere se è tutto regolare, se sta mantenendo quella condizione sociale oppure no, quindi non ha più i requisiti per poter usufruire di quel contributo. È previsto un controllo. Quindi documentazione annuale sull'attualità della situazione di bisogno per tutti i 3 anni previsti dal provvedimento. Altra cosa importante, provvedimento al servizio delle politiche abitative. Perché tutti coloro non in possesso di un'abitazione devono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio ERP entro due mesi dall'accesso al contributo. Abbiamo cercato di coprire il più possibile le esigenze di 20 anni d'assenza degli altri. Forse non ci siamo riusciti, o forse sì, forse ne abbiamo coperto la maggior parte, forse questo documento è migliorabile, ci sono altre 1.000 miliardi di possibilità,
Ma noi ci abbiamo messo del nostro, lo abbiamo condiviso, lo abbiamo studiato, abbiamo cercato di fare il nostro meglio, anche da parte degli uffici. Da parte degli uffici c'è stato un sostegno importante, sia a livello dipartimentale, sia a livello territoriale nei municipi. Dall'assistente sociale al direttore dell'area socioeducativa, al direttore del dipartimento, all'associazione degli inquilini, all'associazione dei proprietari. Abbiamo cercato tutte le forme possibili di collaborazione per portare sul tavolo le diverse prospettive, perché se non ci si mette seduti e si ragiona e si ascolta gli altri, non si riesce ad arrivare ad una soluzione abbastanza completa e soddisfacente, almeno per la maggioranza. Non intendo la maggioranza politica, ma la maggioranza di coloro che hanno partecipato e contribuito fattivamente. Per gli altri che nemmeno si sono presentati in commissione, o che si sono astenuti dal votare, o che non hanno preso posizioni, che non hanno fatto osservazioni, che non hanno partecipato alle commissioni capitoline e oggi dicono: avete sbagliato, avete fatto male, dovevate fare così, dico: dove siete stati? Dove eravate? Cosa venite a fare adesso? Cosa venite a fare, a parte pubblicità politica? Nulla. Non state facendo nulla. Quindi, se avete proposte costruttive, ci mettiamo seduti, ragioniamo, vi ascolto, ci ascoltiamo a vicenda. Ognuno ha la sua posizione politica, il suo pensiero, e va rispettato. Però bisogna avere la voglia di lavorare, bisogna essere presenti, bisogna entrare alle 9 in commissione e uscire quando finisce la commissione, non dopo poco tempo. Bisogna avere il coraggio di partecipare al voto, di esprimere il proprio pensiero, di dire: io sono contrario, io sono a favore. Bisogna avere quel coraggio, perché altrimenti non si può solo ed esclusivamente giudicare l'operato degli altri senza aver dato nessun contributo fattivo. Rispetto alla necessità di ulteriori atti amministrativi negli uffici municipali riferiti, diciamo, alla 163 del 98, quello che si è cercato di fare con questa nuova proposta di delibera è proprio di omogeneizzare il più possibile, di dare omogeneità il più possibile ai municipi. Poi è chiaro che ciascun municipio ha esigenze numeriche, di popolazione, di tipologia completamente diverse, ha disponibilità sul territorio differenti, è a sé. Ma quello che noi stiamo cercando di fare è quello che ad oggi non esiste, non esiste nella pubblica amministrazione che noi stiamo vivendo in questo momento. Stiamo cercando di regolarizzare le cose, di creare delle procedure amministrative, di far parlare un ufficio con l'altro, perché ad oggi anche un dipendente accanto all'altro non riescono a parlarsi. Ecco perché siamo intervenuti sull'organigramma, perché abbiamo fatto le nostre proposte in quel senso, perché è stato fatto un aggiornamento degli uffici. Stiamo cercando di ottimizzare il processo, che non è possibile che se io vado al segretariato sociale devono essere in grado di darmi tutte le informazioni possibili e immaginabili, anche se non è di mia competenza. Una prima risposta io la devo dare, perché sono io quello attaccato ai cittadini. L'ente territoriale, il municipio, è quello che deve dare la prima risposta ai cittadini. Quindi il segretariato sociale, i moduli, la compilazione, alleggeriamo gli uffici, sono pochi gli assistenti sociali, incrementiamo, cerchiamo di incrementare, ma finché non li incrementiamo, che cosa possiamo fare per lavorare con quello che abbiamo? Ottimizziamo le procedure amministrative. Invece di far venire le persone a presentare un modello all'assistente sociale, che nel frattempo sta seguendo una persona in difficoltà, lo facesse il segretariato, lo facessero gli uffici, gli sportelli a diretto contatto con gli utenti. Hanno bisogno della nostra collaborazione, hanno bisogno del nostro supporto, facciamolo. Noi siamo sempre disponibili ad ascoltare non solo la parte politica, ma soprattutto l'ufficio, soprattutto gli uffici, perché sono quelli che vivono quotidianamente le difficoltà nell'attività lavorativa. Quindi massima apertura da parte nostra. Se c'è un'idea, una proposta, una cosa, noi siamo sempre disponibili. La realizzazione viene demandata a una commissione dal personale tecnico amministrativo.
ancora questo, anche su questo l'osservazione è stata fatta sulla commissione, è stato chiesto di specificare i progetti sociali, parte costitutiva, saranno attivati e concretizzati dal servizio sociale municipale, dove dovrebbe essere incrementato il numero delle figure, lo ribadisco. Ma perché si fanno degli interventi non considerando tutto quello che è stato detto prima? Io in fase di presentazione della delibera, ma avete sentito fare un intervento politico? No, io sono presidente di commissione, quindi devo garantire tutte le forze politiche come presidente di commissione. Come consigliere del Movimento 5 Stelle ho la mia opinione, la dico, ed è politica. In presentazione io ve le ho lette tutte. Che stavate facendo? Mi avete ascoltato oppure no? Le avete ricevute per email? Le avete studiate? E allora perché mi fate osservazioni su cose che abbiamo già scritto e che stiamo andando a votare? Questa è la domanda. Li leggete i documenti oppure no? Grazie. E è la prima volta che in 2 anni chiedo un intervento di 30 minuti perché l'argomento mi sembra abbastanza importante. Ho sempre rispettato gli altri consiglieri d'opposizione che hanno richiesto i 30 minuti, quindi vi pregherei di fare lo stesso e di evitare battutine. Grazie. Osservazioni non chiare, opulenza, presunzione, ne ho sentite di ogni, da gente che se n'è andata via un'ora prima che finisse la commissione poi. Basta, io diciamo su questo non avrei quasi null'altro da aggiungere. Il documento è pubblico, è disponibile, sta facendo il giro di tutti i municipi, ognuno sta dicendo la sua, si stanno apportando delle osservazioni come abbiamo fatto noi come settimo municipio. Si sta cercando di costruire un qualcosa che è stato abbandonato per 20 anni, sicuramente non sarà perfetto, non riusciremo ad accontentare tutti, però crediamo di aver ampliato notevolmente i destinatari del contributo. E naturalmente noi come municipio, come comune, tempo scaduto, cerchiamo di fare quello che è nelle nostre possibilità, nelle nostre capacità e al nostro livello istituzionale, ma quando è stato necessario abbiamo sollecitato anche gli altri livelli. Magari sarebbe il caso di rimettere mani anche alla normativa nazionale. Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi. Allora, consigliere Giuliano. Presidente. Presidente, deve intervenire. Devo ricordare che forse era l'ultimo intervento quello del consigliere. No, perché ha chiesto una mezz'ora. Ha chiesto un'ora e mezza. Ah, ok. Allora, il relatore è una cosa e ha 10 minuti di alla intervento fine. Massimo. Poi i consiglieri possono fare, indipendentemente da essere stati i relatori o meno, mi sono consultata stamattina con l'ufficio consiglio e con la segreteria per saperlo e per capirlo, sì, e perché il regolamento non è molto chiaro in merito. E poi qualsiasi consigliere nel corso della discussione, anzi lo chiede prima anticipatamente, può estendere per il suo intervento 30 minuti, il relatore a fine discussione ha altri 10 minuti. Andiamo avanti, c'era Giuliano. Grazie Presidente. La 163 del 98, emergenza abitativa, sembra un titolo di un film datato, con una sceneggiatura non indifferente, insomma. Alla fine, dopo tanti anni, stiamo sempre lì, che il problema è sempre lo stesso, il problema è che non trova soluzioni, un problema che ha all'interno varie componenti.
e che comunque si addice, no? Ogni tanto nel tempo a giochetti di parte, no? A giochetti di partito, cioè chi si trova a trattare questo problema ci mette del suo, cerca di riempire il vuoto, cerca di colmare, cerca di modificare, però poi nonostante la buona volontà ci troviamo sempre alla partenza. Dico questo perché non mi appartengono delle battute, diciamo, che emergono da un dibattito così a prescindere, mentre mi interessa fare questo intervento e occupare i miei 9 minuti e 36 secondi per mettere in evidenza alcune situazioni. Questo regolamento del 163, quindi questo intervento adesso di un parere di delibera che dobbiamo dare come municipio, è figlio di una velocità di un parere che viene dal comune, e siccome noi siamo appunto secondari, non abbiamo appunto un parere vincolante, dobbiamo solo dare la nostra indicazione e in pochi giorni dobbiamo dire quello che presumibilmente possa essere positivo come indicazione ad una delibera comunale che comunque farà il suo percorso. È vero che le osservazioni dovrebbero essere prese in considerazione da un gruppo politico che gestisce la capitale e quindi ha l'onere di portare avanti la politica romana, però non è automatico e quindi noi siamo figli di un tempo limitato, ok? E quindi cerchiamo di mettere una pezza. Quindi non è tanto il lavoro che è stato fatto in questo, secondo me, in questo municipio, con accurata partecipazione da parte del presidente della commissione e i commissari, ma purtroppo non è, secondo me, sufficiente poter modificare un regolamento per debellare un problema. Perché affinché questo possa essere un elemento caratterizzante bisogna introdurre altri ingredienti. Perché quando poi si parla di CAT, quando si parla di morosità incolpevole, quando si parla appunto di sfratti, quando si parla di occupazioni, non è che non c'entrano nulla con questo mondo. Non è che quando Veltroni ha tirato fuori i CAT l'ha fatto per 30 milioni su Roma di spesa e il nostro che abbiamo a Campo Farnia costa 2 milioni per 12 anni e chi ha comprato quel manufatto oggi si ritrova 24 milioni e spicci, no, che ha incassato, in più un cambio di destinazione d'uso a unità residenziale, per aver partecipato a un bando dove si dava la possibilità di fare appunto una emergenza abitativa alloggiativa temporanea. Questo è, i CAT sono figli di questo meccanismo, di questo problema, di questo periodo, di questi giorni. La morosità incolpevole nasce e prende vita perché comunque sia molti enti non hanno rinnovato, perché bisogna distinguere le varie categorie, molti enti non hanno rinnovato i contratti e quindi chi si trova dentro oggi è moroso, anche se paga un'indennità di occupazione, però è moroso al fine perché non ha un contratto e quindi questa è una percentuale di persone, di famiglie che hanno un problema oggettivo. Poi ci sono le occupazioni, perché quello che dobbiamo poi mettere in piedi, no, non è tanto modificare il regolamento, è mettere insieme una task force che possa prendere parte, possa essere presa parte sia dalla parte regionale, sia dalla parte comunale, sia dall'ERP, sia dall'ATER, che comunque sia possa mettere al centro la questione e capire come si può intervenire. Quindi anche l'occupazione, per quello che risulta, non è tanto il problema dell'emergenza abitativa reale, ok? È quella percepita,
ma quella reale è superiore, perché tutte le occupazioni che ci sono a Roma aumentano di gran lunga la percentuale del problema. Però non se ne parla, perché va messa di lato, va accantonato il problema. Non si parla infatti anche di un altro elemento, al di là del regolamento, che possano essere le manutenzioni. Cioè, come si fa ad ottenere un patrimonio, a ottimizzare un patrimonio, se non ci sono i fondi per poterlo sistemare? Perché se io vado a chiedere anche un canone adeguato, più giusto, a chi sta dentro, se non gli ho dato l'opportunità di avere appunto una struttura sistemata, io non posso aumentare, non posso chiedere, no, un qualcosa di giusto che mi torna per poter mantenere quello che io ho di proprietà, quindi l'immobile. Non riesco a farlo, se non riesco a fare la manutenzione, non riesco a dare quel segnale, e di conseguenza c'è nell'immaginario collettivo un meccanismo di lasciare tutto come va, e quindi non pagano gli affitti, non c'è il controllo per chi verifica i pagamenti. C'è tutto un mondo che noi sappiamo esistere da tanti anni, e non è un regolamento che ci fa cambiare questo risultato. Perché parlare di casa non è certo semplice, quindi quando ci avviciniamo a questo settore, questo settore tocca tante, no? Tante sfaccettature: l'emergenza abitativa, le occupazioni abusive, sgomberi, l'assegnazione delle case popolari. Come facciamo ad essere credibili di un patrimonio se non riusciamo ad assegnare e se non riusciamo a far rispettare le regole? Il canone minimo, l'utilizzo quindi adeguato del patrimonio dell'ADER, e il ruolo dell'ADER e quello appunto del Comune di Roma con l'ERP, quindi tutte l'immobiliare che c'è. E quindi collegato a questo mondo ci sono le manutenzioni degli stabili, le nuove costruzioni che non ci sono, e quindi rimane sempre un'alta percentuale di fabbisogno abitativo. Poi sentiamo che comunque nella città di Roma ci sono numerose migliaia di appartamenti che non sono affittati perché le proprietà private non intendono dare la propria proprietà in affitto, in quanto non sono tutelati, perché se ti metti dentro qualcuno che poi non ti paga è più l'onere che l'onore, cioè tutto quello che tu ne ricavi per mandarlo via, eccetera eccetera. Ho fatto 10 minuti già, no? Intanto io lo dico, 10 minuti, ho dato un po' di più a quanto tutti, quindi può continuare, consigliere Giuliano. 8 minuti mi ha detto, sono passati, no, sono 10 con i nostri due cellulari, lo so, ma i vostri cellulari, va bene, non è che... comunque può andare avanti. Grazie. State rubando un po' di minuti, vedo, va bene. Però quindi non è questo il discorso, invece di fare una politica che possa aumentare la richiesta, se l'amministrazione comunale si facesse carico di reperire unità abitative tramite un bando dove si fa garante direttamente, non che manda il soggetto a prendere nell'agenzia immobiliare un accordo, un contratto con un REI, con un bonus che gli viene dato per poter prendere in affitto, ma chi gliela dà una casa in affitto a uno che poi un domani non sa neanche se te la può mantenere? Mentre se l'amministrazione comunale si fa carico e fa un bando a 5 anni, reperisce migliaia di appartamenti, fa una indicazione di prezzo, quindi 10 euro al metro quadro, benissimo, 70 metri quadri, un appartamento medio, 700 euro, tu vai a tingere le liste d'attesa, ne puoi prendere 1000, 2000, 5000, 10000, perché ce ne sono i proprietari che potrebbero fare questo, lo danno all'amministrazione, lo danno per 5 anni, incassano 10 euro al metro quadro, tu che fai, amministrazione? Vai a intaccare le gradatorie e dici: questo è per te, tu quanto credito hai? Io ho 200 euro, posso pagare 10 euro? Bene, tanto comunque mi costa poterti dare un contributo e ti pago io il relativo, no? Il relativo mensile. Dopodiché però il proprietario, il privato, è tranquillo che ce l'ha l'amministrazione comunale questo in capo. Questa roba che io sto dicendo molto velocemente, se avete intenzione la possiamo anche sviluppare in seguito, va bene, succede a Londra, a Parigi, succede a Berlino, succede nelle città in cui il problema alloggiativo esiste e l'hanno risolto al 50% in questo modo.
non al 100%, al 50%, perché poi la manutenzione può fare il resto, quindi se tu manutieni e controlli e verifichi i pagamenti e l'abusivi, tu riesci a ottenere un altro 30% di quegli appartamenti di chi non ha diritto, e quindi cominciamo a aumentare la percentuale, e nell'arco di 5 anni si possono dare delle risposte, invece di rimanere al palo a discutere oggi con un nuovo regolamento, domani con un'altra iniziativa e ieri con tutta una serie di indicazioni che non hanno fatto nulla, perché poi alla fine rimane sempre il problema, sono anni che abbiamo il problema. Chiudo dicendo, grazie Presidente, interverrò dopo sulle varie situazioni. Io con questo non voglio non dare merito all'intervento di mezz'ora del Presidente, perché ci mancherebbe altro, l'ho visto anche accalorato. Infatti abbiamo abbassato pure le serande perché c'era troppo sole. Però non è questo, cioè, nonostante questo lavoro dobbiamo capire che stiamo intervenendo e mettendo una pezza a un argomento importantissimo, perché l'ufficio patrimonio del Comune di Roma, il Dipartimento Penale, sta in condizioni pessime, di una cosa che non si può risolvere chiedendo un parere al municipio così. Ci vuole un lavoro, ci vuole un lavoro di tempo che immagino il Comune di Roma, cioè quindi la commissione competente Capitolina abbia fatto, e noi non possiamo prendere con 15 giorni, con due commissioni giustamente affaticate e quelle che siano partecipate, poter dare un contributo di questo tipo, soprattutto perché non c'è una sorta di decentramento, cioè non c'è una sorta di decentramento patrimoniale. Abbiamo fatto l'ufficio del patrimonio, ma se fossimo in grado di sapere quello che sul nostro territorio è presente da poter, diciamo, verificare, noi saremmo, tra virgolette, stati bravi con questa commissione a poter intervenire su un regolamento che avrebbe agito direttamente sul patrimonio del municipio settimo. Allora sì, ma invece così è una goccia nel mare, e facciamo quello che effettivamente poi, no, le comparse per chi ha portato avanti questo argomento, e abbiamo dato il nostro piccolo contributo. Poi proseguirò, grazie Presidente. Consigliere Toti. Sì, il tema è importantissimo e anche difficilissimo, questo del sostegno economico, ma soprattutto il superare l'emergenza abitativa nella città di Roma. Senz'altro oggi noi con questa espressione di parere diamo un'indicazione rispetto a una revisione, a un aggiornamento, a un'integrazione di quello che è, di quella che è la situazione della città di Roma, del grosso disagio di tipo socio-economico abitativo che hanno tanti cittadini romani rispetto ai problemi della morosità, dei pignoramenti, dei sfratti, delle separazioni, dei divorzi. È una situazione, come ha detto pure il consigliere che mi ha preceduto, che non si risolve con facilità. È un discorso che richiede discorsi complessi che riguardano anche la Regione Lazio, non soltanto Roma Capitale. Il discorso della revisione è indispensabile rispetto, come ho visto nelle osservazioni che sono state proposte, rispetto ai parametri del reddito. I parametri sono importantissimi, l'accesso e il mantenimento del contributo. Però io su una cosa voglio soffermarmi, che io penso importante, perché rispetto al discorso della solidarietà bisogna avere un'attenzione particolare e una rigidità particolare. Il discorso del controllo effettivo, che io ho visto esserci come indirizzo nella delibera e anche nelle osservazioni, deve essere messo per me al centro. Quando parliamo di coperte corte, noi dobbiamo dire rispetto alla solidarietà che bisogna privilegiare con forza quelli che hanno davvero bisogno, dare di più realmente a chi ha necessità. Ecco, su questo rigidità, perché i contributi devono arrivare a chi veramente ha bisogno, come ho detto,
e non bisogna perciò darli, e questo ci vuole molta rigidità, a chi magari, ecco, attenzione, il coinvolgimento della Guardia di Finanza, degli altri organi anche a livello nazionale, perché se diamo a quelli che non hanno il diritto o potrebbero non aver diritto, neghiamo a quelli che realmente, e sono tanti a Roma, hanno esigenze di questo tipo. Ho sentito il Presidente quando ha detto della discussione in sede di Commissione, il contributo anche importante che hanno dato gli uffici. Una nota rispetto a questo che ha sollevato anche il consigliere Giuliano è quello del decentramento, cioè anche lo stesso Presidente ha detto che ogni territorio ha esigenze diverse, perciò rispetto a questo un decentramento di competenze che purtroppo rimane anche in questo settore accentrate a Roma Capitale, con osservazioni che tante volte non vengono neanche prese, e io spero che queste nostre vengano prese, perché sono, io l'ho trovate per la maggior parte molto interessanti, vengano prese in sede di dibattito capitolino e portino a una correzione della delibera così come è stata impostata dalla Giunta. Perciò, ecco, diciamo che bisogna fare uno sforzo anche rispetto al patrimonio municipale che noi chiedemmo, io ricordo come centrodestra, chiedemmo per l'istituzione di un ufficio municipale del patrimonio municipale, perché è anche questo centrale rispetto al dibattito. Altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, io inizierei la presentazione e la discussione degli emendamenti. Volevo chiedere al relatore, che immagino sarà il primo firmatario, vuole essere lei, consigliere Ciancio, se preferisce fare una illustrazione punto per punto, quindi 5 minuti a emendamento alle osservazioni, oppure preferisce fare una discussione unica? Uno per volta. Quindi significa presentazione e votazione subito dopo per ogni emendamento. Ditemi voi. Va bene? Presidente, noi chiederemo una sospensione della seduta per valutare nel merito, sono 12 emendamenti, quindi per avere la calma di poter leggerli e valutarli uno a uno. Se noi pensavamo di chiederla al termine dell'esposizione, ma se si fa uno per volta, allora ci fermiamo un attimo, 15 minuti, non so, un quarto d'ora per poterli valutare come gruppo Movimento 5 Stelle e poi dopo ritornare in aula per proseguire. Non mi è chiaro se in questi 15 minuti sono minuti in cui chiedete anche chiarimenti e quindi è una riunione congiunta? Per il momento, no, vorremmo un attimo sederci tra di noi e discuterli. Mi aiuti lei, direttore? Senza gli altri, senza il presentatore. Senza sospensione solo della... Una sospensione del Consiglio. Del Consiglio, grazie. Mi dica lei. Sì. Io solo per dire che naturalmente il lavoro che ogni consigliere fa lo fa con cura e dedizione rispetto alla materia. Essere additati che noi dobbiamo andare a fare uno spettacolo, io non posso percepirlo. Dunque, ripeto, ritengo. Tutti quanti. Lei sta parlando degli emendamenti, adesso sta facendo un intervento. No, non voglio fare nessun intervento, lasciamo perdere. Dico che per me, visto che ci sono alcuni emendamenti, osservazioni, che coincidono rispetto a quelle presentate, quindi non si può dire che l'opposizione non lavora o non fa nulla.
il 90% di quello che si è scritto è stato suggerito in commissione sia all'assessore che all'ufficio. Ritengo che o si fa un capigruppo in cui si valutano ambedue la delibera con le osservazioni e le osservazioni presentate per eventualmente cassarne qualcuno, o diversamente è inutile, perché io non riesco a capire l'osservazione numero uno della maggioranza, perché non è un'osservazione, anche la numero due non è un'osservazione, dice perché si può mettere, no, le osservazioni devono essere puntuali. Anche se in commissione me l'hanno ripetuto 10 volte, lei me l'ha chiesto al tavolo della presidenza se era modificativo, soppressivo o mi scusi, sta facendo confusione, qui le rispondo in qualità di Presidente del Consiglio. È chiaro che un emendamento debba essere chiaro e si debba sapere se è sostitutivo, aggiuntivo o modificativo. Ma io... No, mi faccia parlare per favore, visto che... Mentre invece quello che si inserisce in delibera può essere diciamo anche un commento, perché non stiamo parlando di emendamenti a una delibera. La delibera comunale capitolina, la proposta non viene emendata, quindi si può decidere di essere molto chiari perché si spera nell'accoglimento come emendamento, o si può semplicemente mettere un commento. Guardi, l'ho chiesto, quindi sono molto ferrata sull'argomento. E ho qui il direttore che ha lavorato nel segretariato per parecchi anni, quindi mi sta dando ragione. No. I commenti sono una cosa, gli emendamenti sono un'altra. Sull'emendamento io mi sarei molto stupita se il suo emendamento non fosse stato chiaro e fosse stato difficile per noi capire se era modificativo, aggiuntivo o soppressivo, mentre per un commento non mi devo porre nessun problema, perché è un commento che verrà valutato dalla commissione capitolina permanente e in materia e dall'assemblea capitolina. Gliel'ho già spiegato in commissione, se vuole io ritengo utile ripeterlo qui, perché ho chi mi conforta, che ha più esperienza di me sicuramente negli anni di questo lavoro, quindi vorrei non ripeterlo più. Allora, le espressioni di parere sono espressioni di parere che possono contenere commenti, osservazioni che non sono vincolanti, che non sono perentorie e che non sono assolutamente tenute ad essere recepite dall'assemblea capitolina. Quindi lei ci può scrivere pure oggi piove, no, ma io non... se lei vuole questo, ma io voglio semplificare, mi faccio parlare, perché siccome ogni volta mi viene fuori la stessa storia, mentre invece i suoi emendamenti all'espressione di parere devono essere più che puntuali, sono... perché sono emendamenti, quindi è una cosa diversa. Quindi detto questo, io vorrei non ritornarci più sopra e parliamo invece degli emendamenti, perché insomma le regole quando vengono citate le chiamiamo, no? Perché si chiama... Allora, le chiamiamo osservazioni quelle sulla delibera, i suoi sono emendamenti alle osservazioni, sono 2 anni che ripeto le stesse cose, mi dite che sono maestrina, ma non ascoltate e recepite quello che è un'espressione di parere. Allora, il suo di oggi è un emendamento, non è un'osservazione, a meno che non ci sia un emendamento aggiuntivo che aggiunge un'osservazione. Il resto sono emendamenti modificativi, soppressivi e aggiuntivi, e assolutamente devono essere chiari, perché l'ufficio consiglio non può stare nel vostro cervello. Tutto qui, grazie. Presidente, quindi possiamo sospendere il consiglio? E sono anche, diciamo, lo dico come Presidente del Consiglio, perché non so, io devo essere super partes, quindi preferisco che decida, che mi aiuti a decidere anche il direttore, preferisco consultarmi con lui. Allora, scusa, aspetta, allora noi vorremmo interrompere per avere il tempo sufficiente per poter approfondire come gruppo politico, dopodiché possiamo fare una capigruppo per valutare insieme le opportunità se si arriva a qualcosa di condiviso noi saremmo ben contenti, sì, perché almeno... però prima abbiamo bisogno di, siccome sono 12
dovremo avere il tempo di poterli vagliare. Posso fare una proposta? Sì, certo. Eventualmente potrebbe essere, se per voi va bene, fermo restando che la sospensione basta che sia breve, nel senso è, eventualmente potremmo proporre gli emendamenti, di esporli i presentatori, far capire qual è il concetto dietro all'emendamento e poi così ognuno, se vogliono valutarli meglio, non hanno capito qualcosa, fare il secondo passaggio. Però alcuni emendamenti sono talmente tanto semplici che non necessitano una comprensione da parte di nessuno, però potrebbe essere un modo intanto per esporre le motivazioni degli emendamenti e poi dopo le motivazioni degli emendamenti, se c'è necessità di ulteriori aggiornamenti, richiede la sospensione. A me sembra sensato, voi cosa dite? A me sembra sensato sentire prima la presentazione in modo di capire di che cosa si sta parlando, perché magari se lo spiega il relatore, capogruppo anche lei. Sì, per me se il relatore è disposto a descrivere, presentarli tutti, poi noi ci riserviamo sempre di poterli valutare un attimo per conto nostro e poi dopo facciamo entrare. Ma questo se è necessario, perché se magari necessario, lo scopriamo, perché se io quello che volevo dire è meglio la presentazione del relatore, perché è lui presente, perché leggerli da soli in una stanza senza il relatore che li spiega veramente per non ha molto senso. Per noi va bene, quindi va meglio sì, così. Proceda, consigliere Importante. Andrebbe meglio così, sì. L'importante è che si votano poi singolarmente. Non si... Assolutamente, quello non se ne parla proprio, non si discute. No, questo ha assolutamente ragione, consigliere Ciancio, ci tengo a dirlo. La può essere comune solamente la presentazione, la votazione sarà 1-1. A meno che non sia addivenga in capigruppo ad una diversa soluzione, che magari è una soluzione condivisa. Sì, era quello della Presidente, perché ancora. Ah, ecco, l'ho acceso adesso. Grazie Presidente. Quindi la discussione rispetto agli emendamenti sono stati precisi, consegnati come bisognava consegnarli, quindi non è una critica alle osservazioni emendamenti presentati. Io partirei dal primo. La delibera ha un premesso che, dove al primo punto della delibera madre, fatta dal Movimento 5 Stelle, dice: con la deliberazione 163 il Consiglio Comunale ha approvato un regolamento di intervento socioassistenziale finalizzato al sostegno del nucleo familiare per il superamento dell'emergenza abitativa attraverso l'erogazione di un contributo economico. Secondo comma dice: tale regolamento dal 98 non è mai stato oggetto di revisioni, integrazioni, aggiornamenti, nonostante negli ultimi anni le condizioni di disagio abitativo abbiano avuto coinvolto un numero superiore di necessità. Non è vero. Proprio nella premessa io vorrei che le cose venissero dette per intero. Se noi facciamo una premessa, gli atti che interessano detta deliberazione devono essere citati. Quindi nella premessa, dove si sostituiscono due commi, i primi due, descriviamo essenzialmente quello che è successo nel tempo. Io posso leggervela se volete, ma io non voglio perdere tempo, ma sostanzialmente vengono delineati gli atti che sono stati emanati per modificare e migliorare la delibera 163. Solo questa, perché bisogna fare attenzione, no? Perché se si scrive dal 89 che non è stato fatto nulla, ma insomma non è vero. E quindi questo è il primo emendamento. Inteso? Andiamo al secondo. Quello che ho scritto è la stessa cosa che ho detto in commissione. Mentre al comma numero 2 della vecchia madre deliberazione si parla di 3 anni, hanno diritto a usufruire del contributo i cittadini residenti che da almeno 3 anni hanno la residenza nel territorio. L'abbiamo detto in commissione, lo ridico pure io, era una cosa facile, quindi lo riscrivo.
Il motivo per cui mi sono messo a fare le osservazioni è, naturalmente, l'ho detto a fine commissione dettando una osservazione al Presidente, era quella di non capire le osservazioni che faceva la maggioranza, non sapevo dove stavano, se levavano, aggiungevano, e l'ho detto 10 volte. Ecco, quindi se io non capisco le osservazioni dettate dalla maggioranza, non può pensare un Presidente di Commissione che posso approvarle, le devo capire. Scusate, mi avete chiesto di illustrare, altrimenti non li illustriamo e passiamo alla votazione, volemosi bene. Quindi l'osservazione numero 2, condivisa nel momento in cui l'ho espletata innanzi agli uffici, è la stessa che la maggioranza ha scritto. Andiamo all'osservazione numero 3. All'articolo 2, comma 2, aggiungere alla lettera L... procedimento di sgombero da immobili di edilizia residenziale pubblica, edilizia residenziale pubblica, purché in possesso dei requisiti economici e sociali previsti per l'erogazione del reddito di inclusione, REI. Scopo dell'osservazione numero 3 è tutelare chi, occupando abusivamente un immobile, ma facendo sulla base di un reale bisogno, viene sgomberato. Ad oggi detti nuclei sono circa 9.000, le occupazioni a Roma di immobili di edilizia residenziale pubblica sono questi, vengono divise e viene offerto alla madre con figli sistemati in casa con lei o diversamente col papà una nuova residenza. Li vogliamo tutelare questi o il REI deve compromettere che non si può fare reddito cumulabile? Cioè, o le troviamo nelle pieghe, le distorsioni che avvengono, oppure non facciamo discorsi politici in aula. Allora, siccome mi metto a scrivere il perché, e quindi nessuno può dire qua in aula non ci state, ve ne andate, no, ognuno lavora, e come lavoriamo in commissione? Anzi, non mi si dà la parola. Caro Presidente, ecco qua, questa è l'osservazione numero 3 che anche la nota vorrei aggiungere all'emendamento. Fine, andiamo all'altro, numero 4, poi lo consegno magari quest'atto alla Presidenza, dice che i consiglieri non lavorano, se ne vanno prima, io, cioè nessuno in commissione mi fa parlare tanto tempo per dire la necessità di soffermarsi sulle cose. Numero 4, all'articolo 3. All'articolo 3, eccolo qua, all'articolo 3, comma 2, la gestione del sostegno socio-economico di cui al presente regolamento è demandata ai municipi. Ogni municipio istituisce un'apposita commissione nominata attualmente con determina dirigenziale dal direttore e costituita da personale tecnico-amministrativo. Che cosa chiediamo? Che cosa diciamo? Che la gestione del sostegno socio-economico di cui al presente regolamento è demandata sia ai municipi, a ogni municipio, ma ogni municipio istituisce una commissione nominata sempre con determina dirigenziale del direttore, composta però dal responsabile più importante che abbiamo per decidere questo benedetto contributo che si deve dare a chi ne ha bisogno, quindi al responsabile del Duosex, un suo delegato, il responsabile della polizia municipale, l'avete detto tutti perché erano quelli che controllavano ogni 6 mesi, o suo delegato, e il responsabile del servizio sociale, che non può essere altro che un sociologo, la persona che è venuta in commissione. Continuo a leggere. Non c'è bisogno che lei, che ce l'avete tutti davanti, è l'osservazione numero 5, migliora tutto quello che ci siamo messi in testa di fare. E naturalmente, se noi facciamo delle osservazioni, lo ripeto, non metto osservazioni generiche, vorrei che incidessimo a livello capitolino, l'ho detto in commissione, come solitamente si fa con le delibere quando vengono date ai commissioni. Non mi piace leggere nella delibera di ritorno che le osservazioni fatte dal municipio non sono state recepite. Il presente emendamento è utile a ridurre al servizio sociale il ruolo che gli è riproposto, cioè vi posso dare anche la nota per cui mi sono scritto la nota,
Perché? Andiamo avanti. Osservazione numero 6, articolo numero 4. Modalità di erogazione del contributo economico. Diciamo, sostituire l'intero comma 1 con il contributo economico di cui al presente regolamento non può superare la durata di 5 anni e può essere erogato comunque nel limite del 90%. Scusate, ma perché dicevate un anno? Allora, questa è, cioè, voglio dire, se il vecchio regolamento diceva una cosa, cerchiamo di valutarla bene questa roba, guardiamo, leggiamola e capiamo se è giusto, visto che poi il bilancio è triennale, restano 2 anni scoperti, noi potremmo comunque avvallare questa osservazione dicendo che può durare 5 anni. Il contributo è finalizzato al reperimento e locazione da parte degli interessati. Ah, un'altra cosa volevo dire al Presidente, che forse non ricorda, anche oggi il pagamento avviene direttamente al locatario, quindi non ci sono queste, come dire, lucubrazioni che vanno nella direzione di chissà quale illecito si possa fare. Osservazione numero 7. Gli interventi di sostegno socio-economico di cui al presente regolamento possono essere effettuati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno, e l'abbiamo detto in commissione, ma non c'era. Ma chi l'ha detto in commissione questo? Cioè, voglio dire, poi io vorrei che venissero, anzi, mettiamo lo streaming. In commissione mettiamo lo streaming, così si vede chi parla, chi va e chi esce. Mi sono stancato di sentire persone che dicono che qualcuno esce, non parla, non lavora, non hanno fatto proposte. Ma quante proposte dobbiamo fare? Capogruppo, questa è una proposta. Poi, osservazione numero 8, articolo 6,1, sostituire l'intera lettera A con garantire la massima partecipazione al progetto sociale di cui all'articolo 3,2 del presente regolamento. Ce ne siamo accorti tutti che c'è la necessità di esprimere questa osservazione. Osservazione numero 9. Aggiungere al comma 2 le disposizioni al presente regolamento relativamente alla rinnovabilità del contributo si applicano anche ai nuclei familiari che già sono beneficiari del sostegno successivamente all'entrata in vigore del nuovo dispositivo, in cui tutti quei casi di estrema fragilità accertata dalla Commissione. Scopo dell'emendamento è quello di non togliere a chi gode già del sostegno un diritto legato a una condizione di estrema fragilità, per far posto a nuovi beneficiari evitiamo la guerra tra bisognosi, tra poveri, soprattutto se prima della legge 163 il rinnovo del sostegno non era previsto. Osservazione numero 10 che nessuno aveva evidenziato in commissione, il gabinetto del sindaco. C'è stato qualcuno della maggioranza che l'ha espresso in commissione? Però abbiamo discusso un'ora, poi dicono la minoranza non partecipa. Presidente, che cosa volevamo in commissione che aggiungesse il Presidente all'osservazione? Anche come risolvere il problema, perché l'articolo viene mozzato, l'articolo 7 del nuovo regolamento mozza il vecchio regolamento della 163. Dove si deve aggiungere sono demandati alle competenze del gabinetto del sindaco gli interventi di emergenza relativi agli eventi diritto di cui all'articolo 2,1 lettera A del presente regolamento. Ma noi bisogna aggiungere qualcosa da effettuarsi presso strutture alberghiere reperite a cura dello stesso ufficio di gabinetto per un periodo massimo di 5 mesi. Mi è stato detto in commissione che questa clausola limitava l'azione del sindaco, anzi doveva avere più apertura il sindaco, ma dopo che li mettiamo 5 mesi in una struttura alberghiera, quella dove c'è stato il crollo a nord di Roma, li vogliamo tenere ancora nell'albergo? Dobbiamo trovare una soluzione definitiva. Quindi, ripeto, questa osservazione è stata non si può, perché dobbiamo lasciare l'articolo 7 mancato della metà. Andiamo all'osservazione numero 11, aggiungere un articolo 10. Qui è un aggiuntivo di un articolo, non esiste nel regolamento. Il presente regolamento entra in vigore, questa è la novità,
Il primo giorno del mese successivo alla data dell'esecutività del relativo provvedimento di approvazione, previa comunicazione istituzionale ai cittadini su ogni mezzo a disposizione dell'amministrazione comunale. Io non lo so che male ha fatto questa opposizione a presentare 11-12 emendamenti. Avremmo fatto male alla sensibilità del Presidente. Questo è il nostro lavoro e l'abbiamo fatto sempre in ogni commissione, al punto tale che devo essere represso spesso della parola e dell'azione che facciamo, proprio per dire che l'azione che vuole fare le minoranze, chiederei a questa maggioranza queste delibere e questi regolamenti che ho citato qua giorno per giorno, se ne siamo venuti bene o male a portare qualche risultato a casa. Non mi sembra, sono disponibile a qualsiasi mutamento delle osservazioni, l'importante è che la delibera porta a casa un risultato, e invece di tutti questi regolamenti approvati non ve ne è stato nessuno. E non avrei voluto dirlo oggi in aula, avrei voluto che il Presidente della Commissione, visto come si sono affrontati i lavori, non ripetesse cose inutili e fuori da ogni giudizio, offendere ogni consigliere di minoranza. Ce ne sono alcuni che non dicono nulla e stanno severi e zitti, però provvederanno in modo forte a dire che non è questo il modo di comportarsi in aula. Dignità. Noi abbiamo proposto le nostre azioni in ogni commissione. E mi si venga a dire che il regolamento dice che uno può mettere un intento. No, se lavoro in commissione non metto un intento. È venuto l'assessore e, tra parentesi, la dico per ultima, nella delibera queste cancellazioni a che servono, queste ultime fatte? Me lo dite, perché dobbiamo cassare di nuovo gli emendamenti? Chiarezza, vuole chiarezza per tutti. E quindi una chiarezza vuol dire che non è che un intento chiarisce un regolamento così importante. Perché le occupazioni non le ho tollerate io, non le ha tollerate nessuno, ma sono un frutto di una società che ha escluso molte persone e voi rivendicate come alcune azioni politiche a livello nazionale, su cui bisognerebbe pensarci molto prima di lanciarle. Proporre tutto, il contrario di tutti, siamo capaci tutti. Io per questo mi fermo e chiedo scusa della mia passionalità con cui ho affrontato, ho imparato a conoscermi. Ho presentato queste osservazioni perché ho lavorato tutta la notte, che se ne dica, per scriverle e pensarle. E quindi dovete avere rispetto dei consiglieri, non dire che non lavorano, oppure io chiedere le dimissioni di personaggi che dicono questo, perché io non lo direi mai di lui, perché lui lavora, il Presidente lavora in commissione, non l'ho mai detto, ma non sa quanto sacrificio costa per gli altri portare avanti le delibere, le determine, tutto quello che è un andamento di un consiglio e della commissione. Sono stato Presidente di commissione prima di voi e naturalmente ho capito il disagio e la difficoltà che si ha. Non lo tollero né da parte della Presidente, altrimenti io non mi metto più a scrivere un atto. Io dalla prima relazione che avete fatto ho dato un contributo come tutti i miei colleghi. Dovete essere voi capaci di accoglierli. Qualcuno si mette da lontano a dire stai zitto, hai parlato troppo, puoi intervenire una volta. Ma con chi deve discutere questa maggioranza? Da sola deve discutere. No, hai già parlato, te l'ho spiegato due volte, a me me l'hai spiegato due volte. Bisognerebbe veramente affrontare con serietà questi problemi. Io non posso più digerire che devo sentirmi in commissione, te l'ho ripetuto, lei che è consigliere anziano, lo sai, non sono consigliere anziano, sono arrivato ieri, con decorrenza dopodomani e non vedo l'ora di tornare da dove sono venuto. Bene, quindi una lezione sia per tutti voi, ragionate con tutte le minoranze che ci stanno, altrimenti non si andrà da nessuna parte. Bravo Antonello, misura la pressione. Antonello. Presidente, volevo gradirei intervenire per articolo 65, richiesta del fatto personale, essendo stato citato. No, non l'ha chiesto lei, citato, lo sa. Io l'ho fatta parlare anche se lei non l'ha chiesto, citato, perché le era sembrato giusto. Essendo stato citato a proposito dello streaming, volevo ricordare, so se posso, non Presidente. È stato citato. Per fatto personale, perché cosa è stato citato? Sono stato citato in quanto voleva, insomma, il consigliere prima ha chiesto lo streaming, il capogruppo insomma, mi ha citato. Volevo solamente ricordare non che ho capito, scusi, a riguardo le presenze in commissione volevo però scusi se no, riguarda le presenze in commissione
No, scusate, fatemi capire. Allora, non vorrei che questo... Mi si chiama in causa a proposito di... A proposito dell'andamento delle commissioni, sono stato chiamato in causa, è stato fatto il nome. Ah, il capogruppo. Rispondo un attimo, niente di che. Volevo solo rassicurare il consigliere che esistono le verbalizzazioni sulle ingresse e le uscite, quindi non c'è bisogno dello streaming per capire chi entra e chi esce. Esistono i verbali, si farà una. Chi vuole può tranquillamente scaricare. Io la chiuderei qui, veramente. Sulla discussione delle presenze penso che si possa fare in altro luogo, i verbali sono pubblici e quindi io eviterei la discussione in aula, basta guardarli ed è tutto tranquillo. Allora, la presentazione c'è stata. Allora, tuttavia riteniamo... Scusate, posso farla anche la mia? No, la votiamo dopo, perché se... Ah, perché per fare una cosa tutta... C'è anche una sua... Ah, mi mancava, chiedo scusa. È molto semplice comunque, è una... Non so se sono state fatte le copie, ma... È stata presentata. Sì? Vi ho evitato di fare l'intervento prima, così ne faccio... Sì. Non sono state fatte le copie, ma è veramente molto molto semplice. Un attimo, fatemi ragionare se è più semplice per tutti quanti affrontare prima questo, diciamo, gruppo di emendamenti e chiuderli, anche perché quello suo poi è unico e semplice. Però posso dire una cosa, sì, su questo? In realtà, visto che c'è un emendamento, scusi Presidente, sì, se no... Un emendamento presentato dal consigliere Ciancio sullo stesso articolo e io chiedo una cosa diversa sullo stesso articolo, se poi vanno a discutere, meglio che discutono una sola volta rispetto dei due, cioè rispetto che... Tanto assolutamente illustrare, perché è un emendamento unico, semplice, sì. Ma ne abbiamo una copia a disposizione? Ve lo leggo, che non è stata fatta, ma quello che vi volevo dire è talmente semplice, talmente si capisce in un minuto. Allora, in realtà ecco ciò, cioè per i commissari che sono stati... L'originale è qui, se lo volete vedere lo mettiamo un attimo qui. Grazie. Comunque, è molto semplice, sicuramente i consiglieri che erano presenti in commissione già lo sapevano perché l'ho fatto verbalizzare anche in commissione ed è una richiesta che già conoscevano e l'ho riproposta perché ritengo importante un elemento che è un elemento essenziale nella richiesta dell'intervento di sostegno economico ed è semplicemente quello di passare dai 3 anni che vengono proposti in delibera ai 5 anni. L'articolo è articolo 2,2, Presidente, se non sbaglio, corretto? C'è scritto là l'articolo? Articolo 2, articolo 2,2 comunque. E è in contrasto in realtà con quello che è stato, credo, esplicitato dal consigliere Ciancio, nel senso che il consigliere Ciancio, se non erro, richiede un ritorno ad un anno di residenza. Quello che invece viene proposto in questo emendamento è l'aumento a 5 anni e l'aumento a 5 anni era un'esigenza che avevo fatto presente anche durante la commissione e in realtà credo che sia fondamentale, perché non si tratta di una limitazione alla fruibilità di un servizio, ma diventa un criterio di priorità, cioè l'amministrazione, inserendo non 3 anni ma 5 anni, che ritengo sia un termine congruo per capire se effettivamente una persona risiede stabilmente in un territorio, è un criterio fondamentale e rappresenta un po' un dovere morale dell'amministrazione di tutelare e soprattutto di sostenere i cittadini romani o i cittadini che risiedono in questo territorio. Un anno solamente è veramente riduttivo, non siamo un bancomat come amministrazione, 3 anni forse è migliorativo ma non stabile. E un'altra, sottolineo un'altra cosa, in commissione era uscito il fatto che obiettivamente i 3 anni erano legati ai contratti che si fanno come 3+2. In realtà i contratti 3+2, il principio sottostante al contratto 3+2 è proprio quello di poter aumentare il contratto
dopo i 3 anni il contratto è automaticamente, diciamo, prolungato se non avviene la disdetta. Quindi in realtà la durata naturale di un contratto è quella dei 5 anni. I 3 anni sono se uno dà una disdetta, deve dare la disdetta preventiva, e quindi tacitamente se non c'è la disdetta si prolunga per i 5 anni. Ed è per questo che in realtà voglio dire, anche inserendoci in questa situazione, reputo 5 anni più adeguati come periodo e come criterio per assegnare, diciamo, il contributo. Mi permetto di sottolineare un'altra cosa che ho fatto anche in commissione. Io credo che la delibera sia migliorativa sotto alcuni aspetti, e l'ho fatto già presente come iter, prendendo in considerazione anche degli sfratti che sono precedenti al momento giudiziale, quindi nel momento di inizio dell'iter stragiudiziale con un'intimazione stragiudiziale si può già accedere all'intervento e quindi al sostegno economico. Su altri aspetti è un po' carente, però nel complesso in realtà non è una delibera che è completamente negativa. Sono stata in commissione, mi permetto di dire una cosa. La presenza nelle commissioni è fondamentale, ma io credo che mi permetto di parlare a nome di tutti, come consiglieri di opposizione, è veramente complicato, visto che voi siete 15 e noi siamo molti di meno divisi in gruppi, essere presente a tutte e perennemente le commissioni. No, lo so che non è, però visto che hanno parlato tutti ci tenevo a dirlo anche io. E visto che succede anche dall'altra parte, che per delle esigenze lavorative per tanto tempo magari non si possa presenziare o non si possa venire, da parte nostra non è mai stato fatto presente che persone non venivano, che magari venivano solamente nel momento in cui potevano essere presenti. E visto che da parte nostra, credo Presidente, ci sia stata molta comprensione, e concludo, io chiedo allo stesso modo di averla voi nei nostri confronti, perché qui siamo tutti quanti per portare avanti un municipio, è una questione molto complicata, il tema della casa lo è ancora di più perché tocca un bisogno primario, e di sicuro, e posso dirlo in primis, il tempo è scaduto. Sì, concludo, nelle commissioni in cui noi siamo presenti come Fratelli d'Italia, e quindi non parlo per l'altra opposizione, credo di siamo stati tutti molto partecipi e molto propositivi. Sentirsi comunque sempre ribattere che è capitata qualche volta che uno non c'è o che va via prima. Purtroppo siamo tutti esseri umani, purtroppo abbiamo tutti necessità, o per fortuna tutti noi o la maggior parte di noi lavoriamo, non abbiamo mai recriminato una cosa del genere dall'altra parte, anche quando le commissioni non sono state fatte. Vi chiedo la cortesia come capogruppo di Fratelli d'Italia di smetterla sulle presenze in commissione, perché le presenze in commissione potremmo allora a questo punto diventare una guerra tra bande, in cui io recrimino che alcuni non ci sono mai, voi recriminate che noi andiamo o entriamo più tardi, andiamo via prima, ognuno ha le proprie esigenze, e io credo che vadano rispettate tutte le esigenze. Non ho fatto nomi né cognomi perché è abbastanza evidente, lo sappiamo che alcuni hanno delle necessità lavorative anche o personali di mancata presenza. Io credo sia giusto rispettare tutti, e per questo vi chiedo le prossime volte di non utilizzare il fatto delle presenze come motivo dequalificante dell'attività dei consiglieri, che peraltro sono in giro tutto il giorno, quando non sono in commissione sono negli uffici, comunque lavorano, non vengono pagati. Io credo che tutti qui noi siamo non per prendere soldi, non per arricchirci, ma per il bene dei cittadini. Grazie. Allora, io vorrei che la discussione sulle commissioni finisse qui, l'avevo già chiesto prima, voglio dire, ci sono i verbali che parlano, ci sono i motivi che sono motivi, non è discussione di quest'Aula, vorrei ricordarlo a tutti. Andiamo avanti invece con la discussione, che è l'atto di oggi. Allora Presidente, quello che di cui noi avremmo bisogno è un quarto d'ora, insomma, per... No, non accademico, ma di riflessione per capire, di approfondimento per, insomma, di gruppo per valutare nel merito. Eventualmente chiederemmo poi dopo una conferenza dei capigruppo per valutare insieme opportunità di
sul come proseguire. Ci sono cose che non sono chiare nel... No, per il momento no, adesso alcune cose le ho appuntate, adesso insieme... Di quanto tempo ci sarebbe bisogno? Ma direi un quarto d'ora, 20 minuti. Siete d'accordo? Un quarto d'ora, però vi posso chiedere la puntualità, per favore. Grazie. No, la che... No, è sospensione.